levato le piazze, avreste chiamato le piazze alla sommossa popolare. I nostri timori nascono anche dal fatto che a questo esecutivo manca una chiara e credibile strategia di politica industriale e quindi, assumendo il controllo dell'immensa liquidità della cassa, il governo potrebbe sperperarla in operazioni dagli esiti del tutto incerti. E a tal proposito ricordo le perplessità e la conseguente frenata degli attuali vertici della cassa sul possibile coinvolgimento della Cassa appunto Depositi e Prestiti nel progetto governativo per la banda larga. Inoltre occorre fare chiarezza sul rischio che la cassa possa configurarsi come agenzia pubblica secondo i parametri Eurostat, facendo impattare così i suoi bilanci sui conti pubblici italiani. Il nostro debito si appesantirebbe, nella migliore delle ipotesi, di circa 100 miliardi, un cataclisma finanziario che non ci possiamo davvero permettere se consideriamo che nel solo 2014, con il governo Renzi, il nostro debito è aumentato di quasi 88 miliardi. Ci sembra già abbastanza. Passiamo all'interrogazione 3585, onorevoli Tancredi e Dorina Bianchi, sulle iniziative per la riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie, con particolare riferimento alla tassazione sulla casa a carico delle famiglie. Onorevole Tancredi, ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego. Sì, grazie Presidente. Ministro, il livello insostenibile della pressione fiscale in Italia è ben noto e tra l'altro è stato messo in luce autorevolmente dalla Corte dei Conti pochi giorni fa e da numerosi e convergenti studi. Riteniamo che una tale pressione sia ancora più penalizzante nel momento in cui il Paese è impegnato a riagganciare una ripresa che, come vediamo, c'è, ma è una ripresa ancora debole, più debole che nel resto della zona euro. Nel DEF di recente approvazione si postulava, lei si ricorderà Ministro senz'altro, che la ripresa, oltre che dall'export, che per fortuna sta andando molto bene nonostante la crisi russa, sarebbe stata sostenuta anche e soprattutto da fattori quali i consumi interni, la domanda interna e i consumi interni in particolare. Nel DEF era un caposaldo del presupposto alla ripresa. Però, come evidenziano anche le ultime statistiche, questi consumi non salgono.